Un cordiale saluto dagli studi di Cron TV, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione di 27.000 euro, l'ammontare complessivo delle sanzioni inflitte ai titolari di un impianto di demolizione veicoli di Pieve del Mona, denunciati anche per mancato rispetto delle prescrizioni ambientali impartite dalla provincia. Il sopralluogo compiuto dai reparti per la tutela forestale e per la tutela del lavoro dei carabinieri si inseriscono in una campagna di controlli promossa a livello nazionale. Nell'impianto cremonese è stato riscontrato uno stoccaggio non corretto dei rifiuti speciali e pericolosi, nonché pesanti irregolarità contrattuali nei confronti dei 5 lavoratori addetti, oltre a violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro. Furti in appartamento dilagano le razzie nel Cremonese, sentiamo il servizio. Preoccupazione nel Cremonese per il moltiplicarsi di casi di furti in appartamento verificatisi nelle scorse ore. Ben 3 abitazioni sono state depredate ieri in pieno giorno e in pieno centro, in via Largo della Vittoria e sulla Dovarese, ingenti bottini preziose e contanti, in merito indagano i carabinieri. Altre 2 razzie sono però avvenute nell'ultima settimana dopo quelle messe a segno a Ustiano e a Cicognolo, dove ben 2 casseforti qui sono state sventrate da malviventi che hanno avuto anche il contatto visivo con i proprietari rientrati mentre loro erano ancora in azione. L'ipotesi degli inquirenti è che ad agire sia stata una stessa banda specializzatasi, per così dire, in questa tipologia di reato e in questo momento concentratisi purtroppo sul nostro territorio. Anche il TAR del Lazio ha bocciato come inammissibile il ricorso presentato alla società Cremasca Servizi, che chiedeva l'annullamento della delibera con cui si dichiarava illegittima l'acquisizione da parte di A2A del capitale sociale di LGH. La decisione giunge dopo i pronunciamenti con cui l'ANAC riconobbe la violazione delle norme nazionali e comunitarie nella vendita delle quote e rigettò le controosservazioni di LGH. La sentenza del TAR non invalida l'intera operazione, ma verrà trasmessa alla Corte dei Conti affinché valuti l'eventuale danno erariale subito. Dopo tale sentenza, scatenate le opposizioni in Consiglio Comunale nei confronti della Giunta Galimberti. Presentata questa mattina nel corso di un'apposita conferenza stampa svoltasi presso il Salone Auto Torino a Crema, come mostrano queste immagini, la 4ª edizione del Green Innovation Day, un evento B2B all'insegna dell'etica e dell'ecosostenibilità per una realtà, il Polo della Cosmesi, che riunisce ormai a livello nazionale e internazionale oltre 70 aziende operanti nel settore del make-up e della cosmetica. La manifestazione di respiro internazionale avrà luogo il prossimo 29 ottobre a Crema e affronterà temi relativi al rapporto tra mondo dell'industria, ricerca ed ecologia, relative alle nuove frontiere dell'industria green tra fonti rinnovabili e materiali di recupero, nonché ai nuovi modelli di business. A conclusione della giornata, una giuria di esperti premierà i 3 progetti che rappresenteranno un incontro perfetto tra innovazione e sostenibilità. Un altro taglio del nastro questa mattina per la 47ª fiera internazionale del bovino da latte. Sentiamo il servizio. Col taglio del nastro avvenuto questa mattina alla presenza delle autorità, al via la 74ª fiera internazionale del bovino da latte, che include anche la 23ª rassegna suinicola, la non Expo casearia e il 7º International Poultry Forum per avicoltori, bioenergy sulle energie rinnovabili e il 4º meeting sulle tecnologie per la gestione delle acque. 6 manifestazioni in una, manifestazioni che confermano così Cremona in un ruolo leader nel settore della zootecnia e che lo scorso anno hanno richiamato presso i padiglioni di Cremona Fiere circa 60.000 visitatori professionali. L'importante appuntamento, che raduna gli stand oltre 800 tra i migliori marchi a livello mondiale, si concluderà nella giornata di sabato. Dopo la sentenza della Cassazione su Mondo di Mezzo, considerato non più associazione delinquere di stampo mafioso, bensì di associazione delinquere semplice, è stato eseguito dai carabinieri un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma nei confronti di 9 persone, tra le quali l'ex presidente dell'Assemblea Capitolina e l'ex dirigente del settore del Verde a Roma. Per alcuni degli arrestati si è fatto ricorso alla legge Spazza Corrotti, che prevede misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza, legge per la quale però pende un ricorso davanti alla Consulta. Ora si dovrà tenere un nuovo processo d'appello per ricalcolare le pene. 2 incendi di grosse proporzioni sono scoppiati nella notte in Sardegna, uno sulla provinciale Bosa-Alghero e l'altro ad Arborea, dove per precauzione è stato fatto evacuare un resort turistico. Immediatamente sono stati inviati sul posto 4 Canadair, 2 elicotteri del Corpo Forestale Regionale e numerose squadre a terra. In tutto sono circa 280 le persone che hanno dovuto lasciare edifici e fattorie a scopo precauzionale.
Orrori in Inghilterra, in una zona industriale nell'Essex, per una macabra scoperta, il rinvenimento di 39 corpi senza vita in un camion proveniente dalla Bulgaria. Tra le vittime pare esservi anche un adolescente. Un 25enne nordirlandese è stato arrestato perché sospettato di omicidio dagli inquirenti, secondo quanto riferito dall'agenzia Press Association. Pare possa trattarsi di una tragedia legata all'immigrazione clandestina. Un uomo asserragliatosi questa mattina nel Museo archeologico di San Raffaele in Costa Azzurra è stato arrestato, lo ha annunciato la prefettura locale. La facciata del museo era stata imbrattata con una scritta in arabo che preannunciava l'intento di trasformare la struttura in un inferno. Champions League, è finita 2-1 la partita tra Juventus e Lokomotiv Mosca grazie alla doppietta di Dybala che ha permesso di rimontare il vantaggio russo e di portare la formazione bianconera verso il passaggio del turno. Nonostante il rigore assestato da Malinowski, invece, sono stati affossati i sogni dell'Atalanta, sconfitta per 5-1 dal Manchester City e rimasta a quota 0 punti nella terza e ultima giornata di andata. È giunta invece questa mattina l'ufficialità circa la data di rinvio del classico della Liga fra Barcellona e Real Madrid, rimandata da sabato nel Camp Nou il 18 dicembre. E a deciderlo è stato il comitato delle competizioni della Federcalcio Iberica, tenendo conto le tensioni politiche che stanno devastando la capitale catalana in questi giorni dopo le condanne inflitte ai 12 leader separatisti. E con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.